A 5 anni dal terremoto, la situazione qui in Haiti non è cambiata. Si muore ancora di fame, un bimbo su 3 non arriva a 5 anni di vita e l'80% degli haitiani vive con meno di $1 al giorno. Vivono ancora nelle baracche, nelle tendopoli, questi sono i residui del terremoto. L'ospedale San Damien, che vedete alle mie spalle, è diventato un grande punto di riferimento per Haiti. È un ospedale che è nato da fondi e da donazioni italiane, è nato circa 10 anni fa. Riesce ad accogliere ogni anno più di 80.000 bambini ed ora ci lavorano solamente haitiani. È l'unica neonatologia intensiva di tutta Haiti. Questo reparto insieme alla maternità rappresentano un'eccellenza per l'isola. Gemellato con il Bambin Gesù di Roma, è interamente sostenuto dalla Fondazione Francesca Rava. È una bimba, ovviamente. È nata a 32 settimane e pesa 1,450 kg. L'80% dei bambini che arriva al San Damien soffre di malnutrizione. La malnutrizione in Haiti è la prima causa di mortalità infantile, insieme alle infezioni alle vie respiratorie. Il programma di malnutrizione si divide in 3 fasi. La prima è subito di un immediato ricovero. La seconda si cerca di far prendere il loro peso attraverso alimenti molto proteici. E poi nella terza fase li si spostano in una struttura annessa, che è Yobwa, per fare una rieducazione alimentare. Rick, perché è importante quello che stai facendo con l'allevamento dei pesci, con la tostatura del caffè, con Francisville? Stiamo cercando di dare del lavoro. Lavoro, questo è certo, ma produzione di cose locali per evitare importato, cibo importato. I nostri progetti di autosostenibilità alimentare valorizzano la dignità e il talento delle donne haitiane. Queste donne che hanno subito amputazioni in seguito al terremoto hanno trovato lavoro tostando e macinando il caffè. Eccolo. Qui ci troviamo a Cité Soleil, nel mezzo di uno slum. Queste case che vedete però fanno parte del progetto Force La Caille, la forza della casa. È un progetto realizzato insieme alla Fondazione Rava e alla Fondazione Saint-Luc di Padre Rick. Le donne possono curare la casa, possono curare un orto, possono fare da mangiare e possono dare soprattutto un tetto ai loro bambini. I sorrisi di questi bimbi di Haiti sono magici, ti riempiono il cuore. È giusto che questi bambini possano crescere, diventare grandi adulti ed avere un futuro. Non spegniamo i loro sogni e neanche i loro sorrisi.